Ehi, ben ritrovati ragazzi sul tubo del Geco, rieccoci con un altro fantastico episodio di The Walking Dead. Nella puntata scorsa, ragazzi, eravamo finalmente riusciti ad uscire da quella cella frigorifera dove eravamo stati rinchiusi. Subito fuori dalla cella, vabbè, nel frattempo nella cella era morto il padre della ragazza, io con il nome sono proprio negato, era morto quel bastardone che continuava sempre a darci fastidio. E lo stavamo salvando mentre gli stavamo facendo la respirazione lì, il battito cardiaco, lo stavamo salvando. È arrivato Kenny e gli ha tirato una roba in testa e gli ha spappolato il cervello. E non so se è stata una scelta giusta o sbagliata, come ho già detto nella puntata precedente, però ormai è andata così, quindi la storia continua. E usciti da questa cella frigorifera abbiamo incontrato uno dei due bastardi fratelli della fattoria St. John, quei cannibali schifosi, e avevamo deciso di farlo fuori. E nel tutto questo Kenny non ci aveva aiutato mentre stavamo per rimanerci, ci aveva aiutato la figlia del tipo che si chiama... Non mi ricordo, non mi ricordo come si chiama. E comunque avevamo sentito un urlo, Kenny era già scappato perché sembrava la moglie di Kenny che stava urlando e noi adesso andiamo a vedere cosa sta succedendo. Via. Ok. Sai dove cazzo è andato quel Kenny? Quello lì è impazzito ragazzi, continua a fare di testa sua, ci farà crepare tutti. Poi un tempo bellissimo devo dire, veramente bello, sì, bene. Cos'è? L'erba? Zombie. Oh, merda. Ci mancavano anche gli zombie con tutto sto casino. Chi che l'ha ucciso? Oh, grandissima, la giornalista. Carly. Me? Ow. E il tipo, sono venuti a salvarci? Okay? You guys have been gone way too long. Grande. They attacked us. I knew it. I told you Grande. we couldn't trust them. Shit. How many of them are there? Two left. Where? Larry's dead. They chopped off Mark's legs and tried to feed them to us. Bastardi. Shit. Is everyone Cannibali else okay? schifosi. They've still got Duck and Katja in the house, and I don't know where the fuck Kenny is. All right, we're coming in to help. The main gate is too dangerous. Go around the fence and see if there's a back way in. I'll keep looking for Kenny. Che poi stavo pensando, ragazzi. I don't leave home without it. Brava, lei c'ha la pistola, ce la può Ellie, prestare, be careful. grandissima. Stavo pensando, ma noi, quello nella fattoria, nel fienile, l'abbiamo ucciso con un forcone sulla pancia, però non è che gli abbiamo spaccato la testa, quindi non è che diventano zombie. Cioè io ho paura che quello lì diventi veramente un cazzo di zombie. Adesso dobbiamo essere silenziosi prima che ci sgamino sti bastardi. Oh cazzo, ci ha sgamato. Ho provato a dire... farla sgamare. Vabbè, si è sgamato subito, peccato. Cos'è che sta facendo? Vuole uccidere? Speriamo che non crepi qualcun altro perché... Com'è che tu... Io ho paura che l'ammazza ora che entriamo. Ma ha una pistola o no? Sì, ha una pistola. Merda. Cosa posso fare per salvarla? Proviamo a camminare piano piano, vediamo cosa succede. Che non so cos'altro fare ragazzi, cioè non posso andarmene e lasciarla lì. No! Oh, ho fatto un passo di troppo, cazzo. Vabbè. Ok, quindi non si può camminare troppo in avanti. Vediamo se riusciamo a parlarle, a fargli mettere giù la pistola, magari con le parole si può risolvere. Possiamo convincerla forse, vediamo. Piano piano. Proviamo magari a calmarla con le parole, possiamo... Just let me go.
Vediamo se faccio un passo in... Che cazzo è quello? Ah, uno zombie c'è, uno zombie, potremmo farla colpire dallo zombie. Ok, piano piano, piano piano, piano piano. Adesso dovrebbe, lei dovrebbe fare un passo indietro. Con le parole bisogna andare piano perché lei indietreggerà un pochino. Ancora un pochino, dai, ancora un pochino che quello ti mangia in pieno, vai. Piano piano, senza fare passi falsi, ragazzi. C'è lo zombie là sopra, sì, sono sicuro. No, 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 no. Please don't make this any worse. Just stop. Dai, ci siamo quasi. Ancora un passo. È vicinissimo quello zombie, cazzo. È vicinissimo. Piano piano. Piano piano. Eccolo. Sì, sì, sì. Un altro? Ah, c'è l'altro fratello, è vero. Cazzo. Minchia. Ah, cazzo, l'ha preso. Adesso questo come lo facciamo fuori? Magari arriva la giornalista dietro e gli spara. Bisogna andare piano con le parole, che se si agitano sparano a bambino. Grande giornalista. Ma l'ha preso in testa o gli ha sparato? Ah, l'orecchio. Oh cazzo. No, 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 no. X. Boom, bastardo. E ora? Ma perché la giornalista non gli tira una cazzo di spissolata in testa e lo uccide? Cos'è che sta facendo sto pazzo? Lo disattiva? No, arrivano miliardi di zombie adesso, ragazzi. No. Ah no, ci vuole tirare dentro il generatore, ma sei cazzo malato? No, 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 brutto bastardo. No, 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 vai via, sei lontano da... Cazzo! No, 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 no. Cazzo! Lily, spara, gli spara, gli spara, gli spara, gli spara, gli spara. Grande, Lily, grande. Lily è il vagabondo. Mamma, ti finisco di cazzotti, brutto bastardo. Boom, un destro, un sinistro, un destro. No, volevo andare avanti almeno per mezz'ora, cazzo. Clementine sta vedendo un sacco di brutte scene, però cosa devo fare? Solo i cazzotti li posso tirare? Boom. Ancora? Vai. Ancora. Ancora un altro. Destra, sinistra. Destra. Boom. Adesso sinistra. Vediamo sinistra. Boom. Boom. Destra, sinistra. Dove arriverà? Da sinistra. Boom. Mi sto divertendo un casino, ragazzi. E se li merita tutti questo povero bastardo. No, 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 no. No, 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 va ammazzato di cazzotti sto bastardo cannibale schifoso. Ragazzi, siamo riusciti a salvare tutti senza morte. Che abbiamo spaccato i denti, il naso, tutto. Grande lì, grande. Ops, i tuoi fratelli, tuo fratello e tua mamma sono morti. Bella faccia comunque. Sì. Si sta bene. Così impari a mangiare le persone, bastardo. Lasciamolo così, tanto lo lasciamo al suo destino. Morirà presto. Io tornerei indietro, ragazzi. Io sinceramente tornerei. Se mi dicessero di scegliere. Solo che c'è Clementine. Ha già visto quella brutta scena prima. Tanto questo ormai è al suo destino. Non è che può. È morto, quindi torniamo dal nostro gruppo, ragazzi, dai. Non voglio fargli vedere altre brutte scene. Anche se bisognerebbe vendicare la morte del nostro amico.
Boh ragazzi, io l'ammazzo. Sì. Scusate, ma se lo merita, oh. Se lo merita. Se lo merita tutto. Se l'è meritato, ragazzi. Se l'è meritato tutto. Mi dispiace che Clementine abbia visto tutti sti morti, però... cioè, non si poteva fare altro. Si meritava di crepare, punto. E ora arrivano gli zombie, sì. Perfetto. Pierfietto. Guardatemi male, oh. Andava fatto. Ho fatto... forse... adesso la fiducia di Clementine magari... oh, cazzo. E ora? Mi pare che abbiamo preso una sorta di... oh, è diventato uno zombie anche lei. Cioè, siamo adesso siamo diventati una sorta di capo squadra di questo gruppo di sopravvissuti, secondo me. Cioè, se prima non si sapeva esattamente chi era il capo, adesso, secondo me, facendo queste azioni, un po' abbiamo preso una leadership, tra virgolette, sul gruppo. Però, boh, bisogna vedere tutto. Torniamo al nostro campo, che alla fine è la cosa migliore che possiamo fare. Sembrava tutto sicuro, una villa sicura. In realtà erano dei cazzo di cannibali e sono crepati. Oh. Beh, almeno il bambino e Kenny sono rimasti in vita. No, no. Ci hai salvato la vita. Se li mangiavano le persone, sì. Yeah, and Clementine almost ate some. But I stopped her. Grande. I can't leave her alone, Carly. This fucking world now. Titan just io mi sono affezionato veramente tanto a Clementine, ragazzi. While she was in the house. She said it was with your stuff. Cazzo è questo? Ah, la macchina fotografica. I found it while I was looking for the people who shot Mark. Do you want it? Why don't you keep it? Sometimes it helps to have something you can document your thoughts on. No, più che altro chissà che foto ci sono sopra quella macchina fotografica lì. Sarei curioso di vederlo. I'll be fine. Just not as young as I used to be. Questo si è preso un colpo in pancia. Che secondo me ti sta anche bene, sai, Kenny. Go on ahead and give me and Lee a second. Ti sta anche bene, perché quello ci stava uccidendo nel fienile e tu non ci hai aiutato. E noi abbiamo salvato tuo figlio. There's gonna be fallout. Non si fa. For killing Lily's dad? Yeah, I would imagine so. What do you think? Non sei un eroe. Hero. You destroyed two lives in that meat locker. Vero. Vero. Kenny, te la sei meritato. Bad man, but fuck. What the hell are we gonna do now? Tu non sei un cattivo uomo, ma che cosa faremo adesso? Ha detto. Purtroppo alcune traduzioni sono in inglese, non so perché. Comunque ha detto tu non sei un cattivo uomo. Ma che cazzo faremo adesso? Tradotto alla lettera. Come on, Clementine. Stay close. Lee, did you have to kill those men? Poverina. I'm sorry you had to see that, but I only did it to protect us. Il ragionamento mio è stato quello. Yes. Bra, abbiamo rassicurato. Hey Dad, what's that noise? Che rumore? Zombie no, eh? Dai. Sounds like a car. Oh God, not more strangers. No, è tipo l'antifurto di una macchina lasciata aperta questo. Forse. No? Che cazzo c'è qua dietro? Altra gente? Spesso che non siano cannibali. Sembra una macchina abbandonata, ragazzi. What? Non sparare, siamo qui per evitare. C'è qualcuno là, là? C'è qualcuno. Hello? Sembrerebbe essere veramente abbandonato, ragazzi. C'è nessuno? Caso magari c'è uno zombie qua dentro, eh? Sono aperte le scommesse, secondo voi cosa troviamo qua dentro? Oh, no, è riserva. Oh, crap! Cos'è? Baby, you gotta see this.
It's a shitload of food and supplies back here. Oh cazzo, questa è una buona notizia. Una macchina piena di cibo e robe per sopravvivere. Not all of us. C'ha ragione. C'ha ragione, Kenny, sei una testa di cazzo. If they come back, then we're just monsters who came out of the woods and ruined their lives. This stuff isn't ours. Dad, whose car is it? Don't worry about that. Oh, prendiamoci sta cazzo di macchina e andiamocene. It's abandoned, Ducky. Don't worry. What if it's not? What if it's not abandoned? What if it is someone's? Però, cioè, anche lì troviamo della roba abbandonata in un... Io vorrei dare ragione a Clementine, però... Troviamo una macchina abbandonata con la portiera aperta come se la gente sia scappata o morta. Dobbiamo prenderlo. Cioè, ci sarebbe sopravvivere o noi o loro. We have to take this, Clementine. We need it to survive. Vedi. I'm sorry, sweetheart, but it's not about right and wrong anymore. It's about survival. Cioè, ragioniamo un po', Clem, non è che puoi prendere una cosa perché magari degli altri. Adesso arriverà sicuro il proprietario della macchina a dirci: ma che cazzo state facendo? Supplies? I'll take it. Ma la macchina non potevamo usarla? Ah no, perché era in riserva, è vero. More food in here. Vai, un po' di cibo. Oh. Cioè, Clementine ha detto non prendiamo la macchina, poi quando moriva di fame, che, cioè... purtroppo il concetto è quello, cioè non è che... Maybe we'll survive this after all. Duck, why don't you carry this? Okay. Bravo. Starnazza un po' in giro, Duck, mi raccomando. Got a box of food here. I'll carry it. Bravissimo. Questo che cazzo? Come si chiama questo, boh? Io con i nomi, ragazzi, sono proprio negato. Why don't you hold on to this? It might get cold. Per Clementine. It's not mine. Oh madonna, Clementine. Well, think of it like you're holding on to it. You can give it back if we ever sì. meet up with him, okay? Dai, mettiamogliela giù così. Okay. È rimasto nient'altro? Niente, armi. Oh, Clementine, che presa male, oh, mamma mia. There's some batteries in one of those boxes. I thought they might work in your camcorder. Here, you can have some too. For your walkie-talkie. Batteries. Walkie-talkie. Huh? Think you can handle those? You're not gonna let me live that down, are you? Oh god. Lee, you're gonna wanna see this. Che cos'è? Che cos'è? Oh, ho detto che ero curioso di vedere le foto io. Oh cazzo. Questa è gente che ci spiava. Oh cazzo, ci spiavano tutto il giorno. Questa è la pazza! Vabbè sì, l'abbiamo trovata lì la videocamera. Questa è quando gliel'avamo chiesto. Come ha fatto bene sto gioco, ragazzi, però. E questa dietro la telecamera era quella pazza criminale che tra virgolette ci voleva anche dare una mano, però. Don't worry, little girl. Bandits got their eye on that dairy. As long as they keep getting food from them, you'll be safe. I promise. Questa non è normale per niente, ragazzi. Per fortuna che è morta, perché sennò avrei avuto paura di rincontrarla da qualche parte. E finisce così il secondo capitolo di The Walking Dead, ragazzi. Vediamo cosa ci aspetta. It's time to move on. Not like you ever listen to a damned word I say. Kenny fa sempre il cazzone. I told you this town is tapped. Do you have any idea what we had to do to get all that? Oh merda. We need to leave. Duck was asking about the farm last night. Not much faces, but it's starting to add up. I
need to get to the coast. Ah, questi se ne sono andati. Cioè, se ne andranno. Banditi. Boom! Headshot. You murdered her dad. I did what I had to and you know it. Maybe people out there got things lined up better than this. Could be folks who have all this shit figured out. Do people get mad when they're sick? Oh, se ne messa la felpa. Sì, era Clementine. This is crazy. I'm the one keeping this group going. We can sort this all out, all right? We can sort this out. I'll tell you what we need to sort out. We can't let one person fuck this up for everyone else. Oh, episodio 3, la strada è lunga. Fantastico, ragazzi. Vediamo un attimo di statistiche. Cioè, chi avrebbe tagliato la gamba di David? Tu e l'84% dei giocatori avreste tagliato. Shot Jolene, che è quella che abbiamo trovato al campo, quella pazza, l'87% dei giocatori le avrebbe sparato. Aiutato ad uccidere Lenny, non avrebbe aiutato il 68% come me. Ucciso tutti e due i fratelli della fattoria St. John, pochissimi avrebbero fatto come me, solo il 17%. Boh, io sarò uno un po' incazzoso, cosa ci devo fare? Rubare il cibo dalla macchina, tu e il 55% dei giocatori avreste rubato il cibo dalla macchina. Io sono contento di tutte le scelte che ho fatto. Sì, togli, ok. Di tutte le scelte che ho fatto in questa serie e che sto facendo in questa serie. Il secondo capitolo è stato veramente molto interessante. A me è piaciuto veramente tanto. Se anche a voi è piaciuto, mi raccomando ricordatevi di mettere un bel pollicione in su, di commentare qua sotto, fatemi sapere come al solito di cosa ne pensate delle mie scelte, se anche voi vi sareste comportate così o se avreste fatto diversamente, non lo so, scrivetelo qua sotto. Se non l'avete ancora fatto, iscrivetevi al Tubo del Geco e un bel mi piace alla pagina Facebook, così da essere sempre aggiornato con tutti i nuovi episodi che pubblicherò sul mio canale. Bella, ragazzi. Yeah.